Buonasera a tutti, settima puntata. Questa sera per la prima volta avremo il trapianto fatto su un gatto e quindi sarà particolarmente interessante, anche perché anche di letteratura non c'è praticamente nulla. È con noi il dottor Sergio Giordani e vi parlerà della sua esperienza con Frimus. Buona serata. Buonasera a tutti. Allora, io sono il dottor Giordani, sono un medico veterinario. Dal 2005 mi occupo di medicina interna e diagnostica per immagini, prevalentemente in ecografia. E questa sera presenterò un caso relativo a un mio paziente molto intimo, perché è il mio gatto. Allora, Frimus è un gatto bengala maschio intero e questa è la sua foto di quando è arrivato a casa i primi giorni. Allora, Frimus viene da un allevamento in Kattery, dove personalmente che ho visitato, dove ci sono buone condizioni ambientali, soprattutto come arricchimenti ambientali e un basso carico di soggetti. Precedentemente, nello stesso allevamento, sono passati da un'alimentazione tipo barfa a un'alimentazione di tipo commerciale perché hanno avuto almeno due casi sospetti di clostridiosi. Sempre precedentemente, nello stesso allevamento, c'è stato un focolaio erpetico per cui hanno perso due cuccioli, due gattini, per una forma respiratoria che poi è risultata essere mista da herpes e micoplasmi. I genitori di Frimus sono testati FIV-FeLV negativi, hanno un controllo ecocardio annuale per cardiomiopatia ipertrofica, sono negativi. Uno dei due genitori è PKF portatore, l'altro invece è esente. Frimus è stato adottato a 2 mesi di età, in cui era già stato sverminato 3 volte e vaccinato 2 volte con un vaccino RCP. Sin dall'inizio si è dimostrato un soggetto molto timido, stressato, infatti per il cambio casa c'è stato un grosso stress fisico per lui e da subito, 24 ore post-adozione, ha presentato un alveo non conformato associato a uno score fecale di tipo 6. Inoltre le feci erano terribili, con un odore fetido e concomitantemente c'era una forma respiratoria delle prime vie. Inoltre aveva una moderata depressione del sensorio, però tutto il resto era nella norma. Quindi sono rimasto un po' colpito, ho contattato l'allevatrice che mi ha confermato che fino al giorno precedente il soggetto era in ottima forma fisica. Quindi ho impostato una prima terapia alimentare con una dieta a base di pesce, dei fermenti, ma si sono mostrate frequenti, recidive, quasi giornaliere. Un secondo approccio clinico che con l'amoxicillina, che è un antibiotico che utilizzo di prima linea, soprattutto nei soggetti pediatrici, e ho impostato una vera dieta ipoallergenica con Royal Canin. Quindi è migliorato lo score fecale, ma ogni volta che sospendevo la terapia antibiotica, il soggetto recidivava con feci liquide. Il restante esame obiettivo generale era sempre nella norma. Quindi mi sono posto dei dubbi e ho cercato di creare un workup diagnostico per capire quale fosse il problema. E lavorando in diagnostica per immagini, la prima cosa che ho fatto ovviamente è stata fare un'ecografia addominale che è risultata nella norma. Ho effettuato un prelievo facendo gli esami ematochimici generali completi, che erano assolutamente nella norma, esami urinari nella norma, il coagulativo esteso nella norma e la valutazione dei folati e della vitamina B12 anche era nella norma. Ho richiesto anche, visto che era il mio gatto, no? Non gli ho fatto mancare nulla, anche un profilo tiroideo completo, con TSH
TH, FT4 e TT4, solamente l'FT4 era lievemente aumentato, ma in un soggetto giovane pediatrico l'ho interpretato come normale. Ho affrontato la forma respiratoria facendo una PCR per calicivirus ed herpes ed era negativa. E l'esame coprologico per parassiti gastrointestinali e giardia non ha evidenziato nessun tipo di parassita. Ho provato a fare una citologia rettale e ho trovato un discreto numero di batteri bastoncellari e neutrofili. Questo mi ha messo un pochino in allarme, tant'è che ho chiesto aiuto al laboratorio ripetendo la citologia dello striscio rettale, che ha confermato quello che io avevo visto e sospettato. Pertanto ho richiesto una coprocoltura che è risultata positiva per Clostridium perfringens tossinotipo di A. E l'antibiogramma, insieme al laboratorio che ha effettuato la coprocoltura, abbiamo deciso che ha dimostrato e quindi abbiamo deciso che la migliore terapia antibiotica in quel momento poteva essere la doxiciclina. Questo succedeva a luglio, quindi siamo andati in vacanza, Frimus si è rilassato, ha continuato la dieta ipoallergenica, ha preso una discreta quantità di fermenti e ha fatto la terapia con la doxiciclina. È andato bene, sinceramente è migliorato, è tornato con uno score fecale normale, il gatto era in piena forma fisica, quindi non mi sono preoccupato. Ora, quando ho sospeso la terapia, però, nonostante fosse migliorato la clinica del soggetto, presentava improvvise recidive di alveo non conformato, sempre con uno score fecale numero 6, e provando a ripetere la citologia c'erano sempre forme bastoncellari. A questo punto sono rimasto un po' bloccato perché non sapevo benissimo, non avevo molta voglia di approcciare con... su un soggetto giovane con un esame endoscopico. Quindi mi sono ricordato che pochi mesi prima era Barbara Simionati e avevamo parlato del progetto EUBIOM e quindi del trapianto fecale. Ho telefonato a Barbara, ci siamo consultati e abbiamo deciso insieme di provare a fare il trapianto fecale non invasivo e facendo un prelievo pre e post trattamento. E ovviamente per pianificare tutto siamo arrivati a dicembre. In tutto questo periodo Primus ha avuto comunque delle recidive, ogni tanto non è stato benissimo. Allora, a Natale è iniziato il trapianto fecale, continuando la dieta ipoallergenica, e per una settimana sono stato io a somministrare il trapianto. Poi, a causa della mia partenza, Frimus è stato alloggiato in un hotel per gatti per altri 7 giorni, al termine dei quali sarei andato a riprenderlo, ma al termine del 7° giorno, quindi al 15° giorno di terapia, di trattamento con il trapianto fecale, ha avuto una recidiva. Quindi ci siamo sentiti con Barbara e abbiamo sospeso il trapianto fecale, ha riniziato la terapia antibiotica ed è migliorato nuovamente. Quindi dopo un adeguato periodo di sospensione dagli antibiotici, dopo aver terminato i rimanenti 15 giorni di terapia con il trapianto fecale, è stato rieffettuato il prelievo con il tampone. E qui adesso Barbara ci racconta i risultati del trapianto prima e post, l'analisi del microbioma pre e post trapianto. In realtà lascio il compito a Giada. Allora, in questo caso possiamo vedere i risultati prima e 15 giorni dopo il termine e non c'è stato un miglioramento apparente del microbioma.
microbioma in termini di composizione o diversità, ma ci troviamo di fronte a una situazione molto particolare, che, diciamo, in cui non è frequentissimo imbattersi, ma che può capitare, ovvero la sovraccrescita di un organismo. In questo caso un patobionte, però potrebbe essere anche un organismo commensale. E in situazioni di questo tipo viene mascherata un po' tutta la composizione del microbioma e il report perde di significatività sotto alcuni aspetti, ma adesso vedremo nel dettaglio. Come si può vedere, tutti gli indici di diversità diminuiscono. La biodiversità è calcolata, un indice generale calcolato tenendo conto della ricchezza e dell'uniformità, e quindi siccome la ricchezza, ovvero il numero di specie, diminuisce, l'uniformità anche, di conseguenza lo stesso vale per la biodiversità. La cosa interessante di questo caso è un'uniformità estremamente bassa, è il valore più basso che abbiamo mai riscontrato, se non ricordo male, e questo indice rappresenta un po' quella che è la distribuzione delle specie microbiche, e un valore di 0,26 significa che una o poche specie vanno a coprire interamente tutta la composizione del microbioma. Andando a vedere la composizione a un livello tassonomico alto, ovvero di filum, possiamo vedere come ci sia una diminuzione di tutti i filum che si allontanano anche dal range di normalità, perché i proteobatteri arrivano a occupare il 90%. E i proteobatteri appunto sono normalmente presenti anche fino al 20% nei gatti sani, però appunto il loro eccesso è generalmente associato all'enteropatia e sono uno dei marcatori più comuni. E possiamo vedere che sia prima che dopo c'è un eccesso, però alla fine appunto coprono la quasi totalità. Andando a vedere, ascendendo di livello tassonomico, appunto a livello di specie, possiamo vedere che il responsabile in questa situazione è Anaerobius pyrillum. Magari faccio un zoom così si vede meglio. Una specie non identificata appartenente al genere Anaerobius pyrillum, che è considerato patobionte perché viene spesso trovato in associazione a coliti o comunque altre patologie gastroenteriche, anche se il suo ruolo non è ben studiato. E appunto vediamo come vada a riempire l'80% del microbioma. E in situazioni di questo tipo, siccome l'analisi che viene effettuata è genomica e si va a raccogliere il segnale delle varie sequenze batteriche, si può dire che la sovraccrescita di Anaerobius pyrillum abbia fatto in modo che il suo segnale copra quello di tutti gli altri microrganismi. E in queste situazioni diventa un po' difficile valutare gli altri parametri, ad esempio a livello di core vediamo che alcune specie inizialmente presenti non vengono più rilevate. In questo caso non è che sono sparite, sono specie perse, non è che sono sparite nel nulla, ma il loro segnale è mascherato dalla sovraccrescita di Anaerobius pyrillum. Quindi in situazioni di questo tipo è sempre bene avere un occhio di riguardo, cioè avere un occhio accorto nel leggere il report del microbioma, però sicuramente una situazione di questo tipo ci indica che siamo ancora in una disbiosi e appunto il microbioma dell'animale non è ancora paragonabile a quello dei sani. Quindi questo punto finale, questi 15 giorni dopo il termine del trapianto, indicano ancora la presenza di una disbiosi. Ecco, Sergio, a te le conclusioni, le tue impressioni e la tua esperienza. Allora, la mia conclusione è questa, non è una conclusione, che il percorso è in atto. Dopo il trapianto, però, il gatto non ha avuto più bisogno di terapia antibiotica perché non ha avuto più recidive. E la clinica è assolutamente migliorata. Ora siamo d'accordo con Barbara che verrà fatto un nuovo tampone, un nuovo prelievo per rivalutare il microbioma a distanza di tempo e vedere se sarà necessario
un altro ciclo per migliorare ancora il microbioma. Però clinicamente devo dire che ha risolto, non ha avuto più necessità di trattamenti antibiotici. C'è stato un altro problema relativo sempre allo stress. Purtroppo è un gatto che si stressa tantissimo nelle condizioni in cui non può avere accesso all'esterno. E nonostante sia un gatto che è cresciuto per i primi 2 mesi in una cattery, e adesso ha provato la libertà o comunque ha grande esigenza, e ogni volta che viene gli viene impedito di poter uscire ne soffre tantissimo e non sta bene. Quest'estate, per esempio, ho voluto portarlo con me in vacanza per non lasciarlo in pensione di nuovo, però anche lì, non avendo la possibilità di accedere all'esterno, non è stato benissimo perché ha sviluppato una dermatofitosi che è stata subito tamponata, controllata, però ecco, diciamo, non reagisce assolutamente bene agli stress. Poi quando la sua vita è stabile, per il resto clinicamente è perfetto adesso. Bene. Grazie Sergio, grazie Dada. Volevo dire un'altra cosa anche, ovviamente è stato rivalutato con le citologie rettali da me, non ho più trovato ormai bastoncellari, e anche ecograficamente è stato rivalutato. Come detto precedentemente, l'ecografia solitamente è un buon mezzo diagnostico, non è un buon mezzo di controllo dell'evoluzione delle enteropatie croniche. Però ad oggi non ci sono i segni ecografici per dire che ci sia un'enteropatia cronica. Questa cosa mi rassicura un pochino, però ecco, il percorso è in atto, assolutamente magari non è terminato, ma la clinica è buona. Ovviamente avevamo già discusso del fatto che non era frequente effettuare dei trapianti fecali nella specie felina. E infatti non è a mia conoscenza alcun altro tipo di trapianto di questo genere, e neanche nei pazienti enteropatici che ho visto precedentemente, e quindi sicuramente la cosa mi ha personalmente incuriosito, ecco. Okay. Un'altra considerazione per me importante è stata avere un'arma in più da utilizzare, perché non sarei stato molto contento di utilizzare cortisonici, e quindi avevo solamente la dieta e la gestione ambientale, però avere anche diciamo il trapianto fecale a disposizione ha rasserenato me, ma poi ho visto anche dei risultati. Non ero particolarmente felice di dover utilizzare degli antinfiammatori su un soggetto pediatrico, e soprattutto anche perché valutando altri casi clinici l'outcome non è sempre così favorevole. È molto interessante, ho fatto un commento mio, questa associazione anche tra i sintomi intestinali e il fattore dello stress. Questo lo diceva anche Pajà in alcune relazioni, che è un medico comportamentalista, e nei soggetti con problematiche di ansia c'erano molto spesso associati sintomi gastroenterici. E poi l'ultima osservazione, il vantaggio dell'analisi del microbiota rispetto a una coprocultura è molto più preciso, ha dato assolutamente molte più informazioni. Da clinico dico che non abbiamo molte armi poi per porre una diagnosi precisa, perché quando abbiamo un soggetto con un'enteropatia e una disbiosi la prendiamo molto alla larga, cioè raramente abbiamo una diagnosi precisa, e anche se andiamo a fare delle biopsie, a volte abbiamo dei risultati che non danno un'indicazione precisa, non arriviamo all'agente eziologico che ha determinato poi la patologia.
Quindi agiamo poi indirettamente con la dieta, che è l'unico fattore ad oggi che sappiamo che riesce a cambiare il microbioma intestinale, a cercare di ripristinare un microbioma sano e nel caso in cui le biopsie non abbiano dato forme infiammatorie usiamo i cortisonici. Però ecco, io trovo che siamo molto limitati ancora nell'approccio terapeutico di questi pazienti che possono essere molto differenti e invece clinicamente si manifestano in maniera molto comune. Sì. E Beh. quindi ti ringrazio per il mio gatto. E ti ringrazio della fiducia che ci hai dato e speriamo che sia appunto questa esperienza utile anche ad altri. Ci vediamo fra 2 settimane per chi vorrà esserci. Grazie a tutti. E buona serata. Grazie Sergio, grazie Grazie a voi, buona serata.